ci hanno regalato e soprattutto ci hanno invogliato ad iniziare a offrirvi l'Associazione Culturale Il Menù Musicale di San Marino. Sono maestri di musica, collaborano con il Carlo Felice, sono musicisti e cantanti del Carlo Felice e ci hanno offerto la possibilità di fare questi quattro incontri, saranno incontri al Lumini e intanto ve li presento un po' gli incontri. Quindi oggi abbiamo dalla Liguria alle Americhe e questo incontro è, suoneranno gli archi all'opera del Teatro Carlo Felice di Genova e avremo musiche di Paganini, Piazzolla, Marquez, Bernstein, Sullivan e Gershwin. Poi il secondo incontro invece sarà il 9 di febbraio, sempre alle ore 17, e avremo due chitarre all'opera e le musiche sono Rossini e Giuliano. Poi lunedì 9 marzo invece avremo Donne in Musica, tra l'altro è presente una musicista, e avremo il quartetto Madeni che suonerà musiche di Paganini, Rossini, Debussy, Bertoffe e Pierre. E poi il 27 aprile, quindi finiamo con la parte l'inizio della primavera, e avremo Note d'arte, Musica e Libertà, la canzone profana del Rinascimento fino al Novecento compreso. Questa biblioteca ha una tradizione di opere, di libretti d'opera e testi musicali del 600, del 700, cose che abbiamo già musicato facendole ristudiare a professori e musicisti sia di Genova che fuori Genova, ma questa è un'offerta più didattica, diffusione del piacere proprio dell'ascolto dato da questi maestri che così generosamente, anche senza la possibilità di offrirvi la musica del pianoforte che è un po' il principe, ma direi che con tutti gli altri strumenti messi in campo sarà sicuramente, non sentiremo la mancanza ecco, del pianoforte perché sicuramente avremo una musica che ci porterà negli anni questi altri tipi di strumenti. Avremo la nostra cantante, che è la maestra Cecchini, che in questo momento non vedo, e vi leggo, ma mi siedo prima per farlo, questo quartetto che avremo oggi, si chiama Archi all'Opera. E abbiamo, facciamo entrare intanto, io direi intanto di farli entrare, così almeno li possiamo presentare, perché la loro opera naturalmente è fatta non solo al Teatro Carlo Felice, ma anche in altri teatri genovesi ed europei, e hanno collaborato anche con l'Orchestra della RAI. L'attività alle dipendenze del Teatro Carlo Felice è affiancata da un'intensa attività concertistica